In casa della Gelbison i biancazzurri non rubano l'occhio ma vincono meritatamente. Primo successo targato Zeman, di nuovo terzo posto solitario grazie al KO del Foggia sconfitto ad Avellino. Il Pescara ha prodotto poco, è vero, ma al di là del palo iniziale di De Sena e del momentaneo pareggio firmato da Carnielutti, Plizzari non ha corso pericoli concreti. Senza alcun dubbio il risultato è stato migliore della prestazione. C'è però da sottolineare la reazione dopo la rete del centrale campano. Una reazione che si è concretata con lo sorpasso definitivo griffato lescano, splendidamente ispirato da Rafià. Impiegato da mezzala, il franco tunisino è stato il migliore in campo. Qualità assist, giocate di pregio. Non ha il cambio di passo per fare l'esterno d'attacco, era stato presentato così. Ha invece tutto per agire da trequartista e da ieri probabilmente anche da interno di centrocampo. Ruolo in realtà già ricoperto da Rafià nella Juventus Under 23 di Pecchia. Con Zeman non può che migliorare. Nella ripresa ha deciso Lescano, autore di due gol contro la Juve Stabia, ma sorprendentemente escluso dall'undici iniziale. Rete bella e difficile, splendida torsione, colpo di testa imparabile per Anatrella, portiere della Gelbison. L'italo argentino è arrivato a quota 12 come due anni fa con la maglia della San Benedettese. Primato uguagliato, con la fattiva possibilità di migliorarlo nelle ultime sette giornate, più l'appendice dei playoff. Su Delle Monache, sostituito per ragioni tecnico-tattiche al 37esimo, Zeman avrebbe potuto aspettare la fine del primo tempo? Probabilmente sì. Non crediamo però che si tratti di una bocciatura, ma ora sta al baby di Cappelle sul Tavo reagire. Fa parte del processo di crescita. Mercoledì prossimo, di nuovo in campo per il turno infrasettimanale. Pescara di Scena a Messina, ore 14.30. Assente Rafià a causa squalifica, era diffidato. Rientra Cancellotti. L'ex più atteso, neanche a dirlo, proprio Zdenek Zeman, che ha allenato i siciliani in B nella stagione 1988-89. Capocannoniere con 23 gol, Totò Schillaci, che al termine di quella stagione fu ceduto alla Juventus. Gli altri ex, Ragusa, Napoletano e il vice di Raciti, Daniele Cinelli, che oltre a giocare col Delfino, soltanto 7 presenze da gennaio a giugno 2006, in Abruzzo ha centrato anche la promozione in C1 nel 2000 con l'Aquila di Aldo Ammazzalorso.